Nome, cognome, età e professione. Marino Pagni, 55 anni, titolare di tour operator. Ludovico Scortichini, 49 anni, tragicamente amministratore di tour operator. Come sei capitato nel turismo? Per sbaglio, mio padre voleva che entrassi in banca e io non volevo entrare. Ho lavorato alla Varig, ho risposto a un annuncio casuale. E ho lavorato per 7 anni alla Variga a Torino, compagnia aerea brasiliana. E invece che volevi fare da piccolo? Da piccolo volevo fare il professore universitario. Il batterista rock. Chi ha avuto l'idea di Tour 2000? Io, Ludovico. Cosa ti piace di questo mestiere? Cambia ogni giorno. Non dico viaggiare perché nessuno viaggia più come prima, però il costruire viaggi, l'idea di far sognare la Le qualità più gente. importanti di questo mestiere? Pazienza e accontentarsi di quei pochi soldi che La guadagni. serietà, l'onestà, principalmente quello. Il colpo di fortuna che non ti aspettavi? Incontrare Ludovico. L'Alitalia che mi fa la proposta di diventare tour operator quando ero un semplice gestore di CTS. Un errore che stavi per fare e non hai fatto. Entrare in società con delle persone. Insegnare a scuola. L'idea che ti ha fatto crescere di più. Lavorare sul turismo accessibile, fare il primo programma in Sud America per Entrare disabili. in 2000. C'è chi dice che il tour operator sia un modello in estinzione, vero o falso? Assolutamente no. Falso, E assolutamente. perché? Perché secondo me ci sono ampi spazi di margine di crescita, basta guardare i tour operator stranieri. Perché fra un po' il tour operator andrà direttamente al cliente finale e salterà le agenzie. E l'agenzia di viaggi si estinguerà? Non è vero, non è vero. C'è stato un ritorno delle agenzie. Diciamo che al momento c'è la multicanalità, ma per noi le agenzie comunque sono ancora il canale più importante, No, però assolutamente. dovrà cambiare assolutamente mentalità. Riconosci che vendono più ore di 3 anni Sì, fa? certo. Sì, parecchie. La dote più utile a un tour operator? L'onestà, la trasparenza Capacità di amministrare le e risorse umane. le novità sui Il rischio più prodotti. serio che corre un tour operator? Liquidità. Quasi tutti i tour operator hanno pochi soldi e investono poco denaro. La mancanza di soldi. Cosa vorresti per lavorare di più e meglio adesso? Per esempio, dai vettori aerei? Beh, dai vettori aerei, tariffe preferenziali per i tour operator e non tariffe che vengono date a chiunque. La volontà di essere più vicini a noi che al consumatore finale. Dalle agenzie di viaggi? Capire che noi investiamo soldi e loro Dalle no. agenzie di viaggio maggiore onestà perché noi siamo onesti verso di loro e quindi che non vadano direttamente dal corrispondente che poi di solito è il nostro. Dalle Beh, istituzioni? che ci danno una mano, gli uffici turistici spesso Dalle sono gestiti istituzioni da anche qua persone che maggiore scaldano la poltrona. serietà. Per non fare nomi, l'ente del turismo argentino che non faccia più gli incontri con gli agenti di viaggio invitando solo agenti di viaggio e dietro il bancone ci sono i corrispondenti stranieri che ci fregano il lavoro direttamente. Dalle associazioni di categoria. Più rappresentatività. Associazioni di categoria, un pochino più di forza, un pochino di più di coesione, perché per essere un pochino più uniti, per contare qualcosa verso le istituzioni più alte. I network nel futuro prenderanno il potere? Assolutamente sì, sono un anello più importante nella distribuzione. Secondo me no. I network fanno la fortuna solo di chi li gestisce. Come sono cambiati i clienti negli ultimi 10 anni? Beh, assolutamente sono più consapevoli, più competenti, anche grazie a internet, che non è da demonizzare, ma può essere un vantaggio in Più certi aspetti. rompiscatole, prendendone di più e sono disposti a tirar fuori meno soldi. Siete due soci, litigate molto? Mai, incredibile ma vero. No, Quindi non assolutamente. vince nessuno. Esatto, siamo sempre Non pareggio. vince mai nessuno. Si rimorchia nel turismo? Assolutamente sì. Gli altri sì, io mai. E dove? Nell'education, nelle Ma agenzie. mi hanno raccontato anche delle cose sulle scrivanie. Io faccio parte dell'altra metà di quelle che purtroppo. Come si dice benvenuto in cinese? Shenzhen, mi sembra. Ci sono stato in Cina, ma non lo Dove so. vai in vacanza? Credo in India. In vacanza io credo che andrò quest'estate una settimana in una spa in Tunisia a rilassarmi totalmente. Andate insieme? No, vado con mia moglie che non mi vede mai e con i Qualche bimbi. volta sì, infatti mi dispiace che non andiamo più tanto insieme in vacanza. Una volta era molto più frequente. Il viaggio più brutto che hai fatto? Una crociera. Più brutto? Nessuno. Il più Nessuno. bello? In Bolivia. Tutti, Chi assolutamente. sa parlare meglio in pubblico? Io. Cosa serve di più alle agenzie adesso? Uno bravo che capisca loro, ma nello stesso tempo sia disposto a investire insieme al tour Serve operator. onestà, come dicevo, trasparenza, serve principalmente che l'interlocutore, che è il tour operator, che sia un interlocutore serio. Ti piacerebbe se tuo figlio facesse il tuo mestiere? No. No.
Cosa non sopporti di lui? Niente, persona amabile in tutti, da tutti i punti non di vista. Non sopporto la sua, certe volte è un po' arrogante. La gente di viaggi più buona. Ne ho viste tante, devo dire faccio nome. Fatica. Tante ce ne sono. No, non si può dire il nome, la privacy, no. Una di Genova comunque. Hai mai rubato un accappatoio in albergo? No, asciugamani tanti. No. Di qualcosa alla brambilla? Ministro, mi raccomando, più professionalità. Non dico niente perché sarebbe meglio stesse zitta. Alla Fiavet. Devono capire che i tempi stanno cambiando. Fai un augurio a tutta l'industria. Vi invito tutti in Sud America. Ragazzi, investimenti sul prodotto, sulle persone, teniamo duro e rimbocchiamoci le maniche, se no non andiamo a nessuna parte.